Grazie. Sui fatti di Torre Maura si aspettava che qualcuno dei 5 Stelle prendesse posizione. Ma sui fatti di Torre Maura ho sentito l'espressione di ciò che ha detto la sindaca Raggi, che condivido in pieno, ha fatto bene a prendere quel tipo di posizione. L'ho già detto che non sono accadimenti e fatti che rappresentano la Repubblica Italiana, mettere coloro che sono in difficoltà contro coloro che sono ancora più in difficoltà è assolutamente sbagliato, significa soffiare sul fuoco, significa non voler risolvere e affrontare i problemi ma volerli aggravare. E per me Simone di 15 anni è stato fantastico perché in quel momento, fuori dalle fazioni politiche, ha difeso la Repubblica Italiana. Quindi come Presidente della Camera gli sono grato, gli sono vicino, ma non solo. Da questa linea istituzionale non si passerà, non passeranno quegli atteggiamenti mai. Un'ultima domanda. Come deve essere risolto, secondo me, il problema dei campi rom? Si deve lavorare conoscendo bene il fenomeno. Roma sta cercando anche di fare un percorso, non bisogna girarsi dall'altro lato, non dire che i campi rom sono anche difficili e problematici da gestire, quindi non nascondersi mai dietro di un dito e dire che tutto va bene, ma cercare invece di affrontare il problema e andare a mettere lì le mani con progetti dello Stato, con progetti delle regioni, con progetti dei comuni, come a volte fanno in altri luoghi europei, è molto importante. La riforma della RAI lei si impegnerà personalmente anche da Presidente della Camera? La riforma della RAI deve andare avanti, deve cambiare, perché l'ultima riforma, l'ultima legge è una legge che non ci piace, che non mi piace, è una legge in cui l'amministratore delegato viene deciso dal governo, una volta di parlare bene, una volta di parlare male. Io senza dubbio apprezzo moltissimo l'amministratore delegato Salini, che trovo che sia un bravo direttore generale, amministratore delegato, molto competente. Però dicono che sia una RAI giallo verde. Così, però nello stesso tempo ti dico, al di là del merito delle persone, è proprio la metodologia che è sbagliata. Però dico ancora che è la cultura che è sbagliata generale, perché è una cultura nel nostro paese che non è una cultura di indipendenza, è una cultura che non affronta il conflitto di interesse, è una cultura dove ci sono vasi comunicanti di influenza dalla politica alla RAI alla politica, ma così in tanti altri settori. E quindi noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo ed è bene farle per migliorare, ma va cambiata anche la cultura. Se non fatta la legge trovi l'inganno e poi l'inganno si ripercuote di nuovo su tutti perché non abbiamo cambiato la nostra cultura. Questo che dobbiamo fare. La cultura dell'indipendenza e del merito è fondamentale nel nostro paese, nella RAI, nelle università, nelle aziende pubbliche, negli ospedali. A proposito di indipendenza, lei ha sempre, il Movimento 5 Stelle avete sempre combattuto per la centralità del Parlamento, non crede che questo problema si riproponga anche adesso con il Movimento 5 Stelle al governo? Sì, questo problema si pone, ne ho parlato spesso con il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, stiamo cercando una strada e capisco a volte le problematiche del governo, ma il Parlamento è più forte, deve essere più centrale, perché nel Parlamento che si elaborano le leggi migliori, quindi più ci sono disegni di legge parlamentari, hanno un percorso con il tempo giusto, più viene una legge di qualità, perché il nostro problema non è fare tante leggi, ma fare leggi poche, fatte bene, di qualità, che diano un cambio al Paese, che poggino sempre sul modello culturale al passo con i tempi.